Per quanto riguarda altre aggressioni avvenute in strada, se le forze di polizia o le procure della Lombardia ci forniranno il materiale raccolto sulle scene dei crimini, confronteremo il DNA di Moussa Sangare con eventuali tracce biologiche presenti sui reperti. Questa dichiarazione è stata fatta dalla procuratrice di Bergamo, Maria Cristina Rota, durante una conferenza stampa successiva all'arresto di Moussa Sangare, di Suisio, accusato di aver accoltellato a morte Sharon Verzeni nella notte tra il 29 e il 30 luglio. La vittima, una barista, stava camminando da sola lungo la via centrale di Terno d'Isola, il paese della Bergamasca dove viveva con il fidanzato. Sharon, mentre osservava le stelle e ascoltava musica nelle cuffie, è stata aggredita alle spalle da Sangare, che l'ha pugnalata 4 volte senza alcun apparente motivo. Dopo un mese di indagini, l'assassino è stato identificato e arrestato. Ha confessato l'omicidio di Sharon, ma ha negato di aver ucciso in passato. Persistono dubbi, non solo a causa del suo passato violento, ma anche perché nella stessa area sono avvenuti altri 2 omicidi tuttora irrisolti. Quello di Gianna Del Gaudio, accoltellata nella sua villetta di Seriate il 26 agosto 2016, e quello di Daniela Roveri, uccisa a coltellate il 29 dicembre 2016 a Cologno Monzese, mentre rientrava a casa. I carabinieri dei RIS confronteranno probabilmente il profilo genetico di Sangare con i profili sconosciuti raccolti all'epoca sui luoghi dei 2 delitti. Sharon, Gianna e Daniela sono state tutte uccise con lo stesso modus operandi in un raggio di pochi chilometri. In aggiunta, c'è un altro caso irrisolto con modalità simili, l'omicidio di Marilena Negri. Il 23 novembre 2017, Marilena, residente a Milano ma originaria dell'Aprica, stava passeggiando con il suo cane nel parco del quartiere Affori alle 6:50 del mattino. Un uomo sconosciuto l'ha avvicinata, forse con l'intenzione di rapinarla. Quando Marilena ha reagito, l'aggressore l'ha accoltellata alla gola e poi è fuggito. Le telecamere hanno ripreso Marilena, che dopo essere stata colpita, si rialza e poi crolla a terra. La lama le ha reciso la giugulare, causandone la morte. Mezz'ora dopo, un passante ha chiamato i soccorsi e sono iniziate le indagini. In un video si vede un uomo incappucciato entrare nel parco, zoppicante, con una felpa con cappuccio e pantaloni neri, potenzialmente l'assassino. Le indagini hanno portato a un'ulteriore svolta. Un ucraino avrebbe tentato di vendere una collanina rubata alla vittima in un compro oro. Si è scoperto che il 23 novembre, giorno del delitto, l'uomo non si era presentato al lavoro e la sua camminata e corporatura sembrano corrispondere a quelle del sospetto ripreso dalle telecamere. La soluzione sembra a portata di mano e ora il DNA dell'ucraino sarà confrontato con quello trovato sulla vittima. Ecco il colpo di scena. I risultati non combaciano. L'ucraino viene escluso dall'inchiesta grazie ad alcuni elementi emersi che lo scagionano. Le indagini si spostano quindi su un altro sospettato, già implicato in un delitto avvenuto nella stessa zona. Anche in questo caso la scienza dice la sua. Il DNA non corrisponde, escludendo così questo nuovo sospettato. Di fronte a tali conclusioni, il pubblico ministero Donata Costa richiede e ottiene l'archiviazione del caso. I figli di Marilena Negri, Valentina, Luca e Andrea, però, non si arrendono e manifestano il loro disappunto con una lettera accorata. 1 minuto e 5 secondi di video, qualche inquadratura frontale, 3 secondi da dietro, pochi secondi nel buio, 5 o 6 secondi nel parco. Questo, insieme a qualche traccia di DNA, è il frutto di un anno di indagini sulla morte di nostra madre. Telecamere ovunque che monitorano la velocità dei veicoli e l'idoneità dei mezzi. Telecamere che ci mostrano sempre in dettaglio, eppure questo è il risultato. Immagini sfocate che nemmeno i più avanzati software di analisi potrebbero migliorare. Il giorno dopo il delitto, il caso era stato etichettato come l'assassinio sotto le telecamere. Eravamo stati rassicurati che presto l'assassino sarebbe stato identificato. Eppure, quelle telecamere, a pochi metri dal luogo del delitto, erano puntate verso il nulla, verso i tetti di una villa. Qualcuno ha delle responsabilità in questa vicenda, perché c'è un criminale ancora in circolazione, capace di rovinare altre vite, altri sogni, altre famiglie, e forse lo ha già fatto